Io non so. Vabbè. Aiosa, Antonioli, Boccia, Caponi, Chitto assente, Cremonesi presente, De Noia presente, Di Stefano presente, Foggetta assente, assente, Franciosi assente, Gianvecchio presente, Gianvecchio sì, assente, no, c'è Gianvecchio. Gianvecchio. La Miranda presente, Landucci presente, allora, Lanzoni presente, Presente. Nossa Presente. presente, Pastorino assente, Pennasi, Ternasi è qua, presente. Pietra, Pietra, presente. Rivolta assente, Presente. Romagnello, Presente. Teormino, Titta Ferrante, Torraco, Presente. Presente. Tremolada, Vavassori. Quindi sono qua. Sì. Sì, Landucci presente. Sono 5 assenti, quindi a questo punto 20. Allora, consiglieri presenti 20, 5 assenti. Quindi riprendo la seduta è pari. La parola al consigliere Nossa per l'illustrazione, la modifica che c'è stata. Prego. Sì, grazie. Allora, le modifiche sono due e sono il primo capoverso, dopo impegni al sindaco, che anziché quello che vi è scritto, deve essere sostituito da prendere in considerazione le regole del nostro sistema contabile che favoriscano gli istituti di credito, favoriscano le banche, consideri come elementi, preferiscono rapporti, l'ultimo capoverso, dove vi è scritto a valutare la fattibilità tecnica, diventa a valutare la fattibilità tecnica di una collaborazione con istituti finanziari con analoghe finalità etiche, quindi con finalità etiche o a carattere etico, nonché a progettare campagne di sensibilizzazione al risparmio etico e forme di sostegno all'imprenditoria sociale. Io l'ho firmato dove è stato cambiato e se volete poi ve lo porto così può rimanere agli atti. Ok? Grazie. A questo punto, visto che è stato concordato, andiamo subito con la dichiarazione di voto, anche se è palese. Consigliera Iosa, prego. Grazie Presidente, il nostro è un voto di astensione. Sinistra Ecologia e Libertà, consigliere Nossa. Bene. Sì, grazie. Noi saremo favorevoli sempre partendo dal punto che l'etica è necessaria, l'etica serve e l'etica è sviluppo. Grazie. Grazie. Gruppo misto, la consigliera Landucci. Gruppo Astenute. Movimento 5 Stelle, consigliere Cremonesi. Grazie Presidente, voteremo a favore. Grazie. Gruppo Popolo della Libertà, consigliere La Miranda. Grazie Presidente, noi ci asterremo, non fosse altro perché al di là del principio che può essere condiviso o meno, ma pure rimarrà questa mozione un'enunciazione di stile, perché poi, come ho già detto, camera caritatis fuori dall'intervento ufficiale, sfido chiunque a fare un bando di tesoreria inserendo una condizione di questo genere, verrebbe immediatamente impugnato al TAR, quindi è illegittimo per sua natura, è solo per dire mettersi la solita etichetta di dire abbiamo legiferato, abbiamo votato sulla finanza etica. Avete votato niente. Grazie al consigliere La Miranda. Gruppo Verso Sesto, consigliere De Noia. Prego. Grazie Presidente, il nostro voto sarà di astensione. Grazie. Gruppo Sesto nel cuore, consigliere Caponi. Prego. Grazie Presidente, ma noi avremmo esteso addirittura il principio anche alle partecipate, però credo che con l'intervento del consigliere La Miranda costringa la Giunta, l'assessore, a dare una risposta sul punto, perché è fondamentale, perché noi dobbiamo lavorare su quelle che sono poi le concretezze. Io interpreto il Consiglio delle Emozioni come un consiglio che possa portare un contributo a delle soluzioni dei problemi della città. Qua stiamo parlando ovviamente di valori molto alti, per noi il Consiglio sulle emozioni intende anche trattare le questioni della vita quotidiana dei cittadini, il nostro voto era favorevole, però non
Non nascondo che l'intervento del collega Miranda, visto che ha detto delle cose molto chiare, ci mette in imbarazzo e in difficoltà. Quindi, Assessore, una sua risposta credo che sia dovuta su questo punto, perché se è vero che se poi la mozione dal punto di vista tecnico resta lettera morta, votiamo nulla. Grazie. Partito Democratico, consigliere Antonioli. Grazie signor Presidente. Allora, noi con questa mozione diamo delle indicazioni e siccome, come diceva prima il consigliere La Miranda, sono delle indicazioni di stile, benissimo, noi diamo delle indicazioni di stile perché vogliamo che ci sia eticità in tutte le cose, a maggior ragione quando andiamo a indicare nelle banche. Dopodiché tutto può essere rivisto, può essere, come diceva, sfida chi va a fare un bando di gara in questo modo. Noi abbiamo tolto comunque, non c'è nessun nome di nessuna banca, abbiamo messo banche a carattere etico. Dopo si vedrà, ho capito, però può essere un'indicazione di stile, lei diceva così e noi lo vogliamo così, poi dopodiché vedremo quando faremo il bando. Vabbè, insomma, allora dobbiamo accettare solo le banche guerrafondaie? Non penso, se possiamo fare delle scelte, faremo delle scelte. Grazie. Grazie, un'attenzione che andiamo in votazione, grazie alla consigliera Antonioli. Quindi metto in votazione la mozione numero 2 presentata dal consigliere Nossa. Inizio votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 20, contrari nessuno, astenuti 7, favorevoli 12. Consiglio approva. Mettiamo a verbale il voto del consigliere Lanzoni, che quindi a verbale risulti il voto favorevole. Grazie. Anche lei, consigliere, ha votato? Infatti risulta che non ha votato. No. Sì. No, si è astenuto. No. Però la consigliera sa cosa ha fatto. La può accendere il microfono così? Io sono favorevole, non ho fatto in tempo a votare. Sì, perché se non parliamo con il microfono acceso, non viene, la registrazione non appare e non avviene. Quindi ogni volta bisogna accendere il microfono. Grazie. Andiamo avanti con la mozione numero 3, presentata sempre dal consigliere Nossa, relativa all'adozione di programmi open source. Prego, se vuole illustrarla. Sì, perdono, la voce è un po' ballerina. Grazie, Presidente. La leggo, non sto a sintetizzarla, che forse... Tra i fenomeni significativi legati allo sviluppo dell'ICT sta assumendo particolare rilievo quello che va sotto il nome di open source, che è inteso come qualsiasi sistema di software di gestione delle informazioni e delle comunicazioni che consente la disponibilità e l'accesso del codice sorgente. Sono sempre più numerose le esperienze in molti comuni italiani di un utilizzo del software, open source software, presso le pubbliche amministrazioni, ottenendo ottimi risparmi grazie anche alle migrazioni verso queste soluzioni. Ultimo l'ha fatto il Comune di Roma recentemente, è passato da 4.000 euro a licenze APC a 500 circa. Il decreto legislativo numero 85, articolo 68, prevede una serie, diciamo, di cose e situazioni. Il software open source offre indiscussi vantaggi che le pubbliche amministrazioni possono trarre dalla sua adozione, come ad esempio accesso al codice sorgente, garantendo il pieno controllo sulle operazioni svolte dal software, indipendenza dal fornitore, la possibilità di sviluppare in proprio nuove funzionalità di questo software, la possibilità di utilizzare sempre l'ultima versione del prodotto e la possibilità di riuso di applicazioni sviluppate da altre pubbliche amministrazioni, quindi anche fare sinergie
e mettere in rete i sorgenti modificati da altre amministrazioni comunali. La comprovata qualità delle applicazioni open source è visibile, l'uso di formati standard sono aperti e sono riconosciuti e stabili nel tempo, con pieno rispetto delle leggi e delle direttive nazionali. Il Consiglio Comunale di San Giovanni impegna di conseguenza la Giunta e gli assessori competenti, ove tecnicamente possibile, a prevedere l'adozione in tempi rapidi di formati e protocolli aperti, ove non siano ancora stati adottati. Procedere ad una ricognizione delle spese comunali per le licenze di software di tipo proprietario che potrebbero essere ridotte tramite l'adozione di open source. Dare inizio a campagne di sensibilizzazione legate a questi temi, sia all'interno dell'amministrazione comunale sia verso i cittadini. Un piccolo inciso, la nostra amministrazione in questo campo è molto avanti rispetto ad altre, però se dovessimo scriverlo e quindi approvarlo sicuramente è difficile che poi ci si dimentichi di ciò che abbiamo votato questa sera. Grazie. Grazie al consigliere Noss. Dichiaro aperto gli interventi, prego. Ha chiesto la parola la consigliere Landucci, ne ha facoltà, prego. Ma io non sapevo neanche che ci fosse questa mozione, ma ne approfitto per dire che è un periodo che secondo me ci sono grossi problemi sull'utilizzo del portale to cure. Io ho giusto stamattina, da venerdì, ho tutta una serie di rapporti più o meno epistolari con la signora dell'Orto e poi con Covini, perché io per esempio da quando è cambiato per motivi a me ignoti la presentazione della rassegna stampa non riesco più a leggerla da smartphone e da tablet, ma esclusivamente da postazione fissa di Windows, quella non certo open source. Tra l'altro il Covini mi ha mandato una soluzione, stasera ho provato e viene fuori che alla fine non c'è dentro niente la rassegna, quindi credo che al di là di tutto ci siano dei problemi sull'utilizzo del portale, oltretutto a mio avviso un utilizzo veramente discutibile nella forma e nel contenuto. Nella forma perché per esempio è stato bloccato da venerdì a domenica, non si apriva, morto. La rassegna stampa non si apre comunque su cosa mobile, ancora adesso stasera non mi è possibile leggerla, e dal punto di vista del contenuto a mio avviso sostanzialmente ridicola. Allora, praticamente nella settimana scorsa c'è stata certificati online, sospensione temporanea, sono 4 giorni che c'è la sospensione temporanea, tutti morti, temporanea, ora è un po' lunghetta, cioè qui. Ma ci sono state 2 cose fondamentali. Da una parte il sorteggio, misterioso sorteggio dei commissari, di cui nessuno sa se non qualche nome, che si è letto soltanto in un articolo, e dall'altra parte la vittoria nel bando del dottor Tranchida per fare il city manager. Ecco, noi invece qui leggiamo in primo piano i nuovi percorsi, counseling di gruppo di donne per donne, caffè giornale, gente del Marocco, la Cina è vicina. Io non lo so se la Cina è vicina, certo che forse bisognerebbe fare in modo che qui apparissero le notizie che sono interessanti per la città, ma interessanti davvero, non questo sistema di panem et circenses per cui appaiono soltanto gli eventuali sussidi in primo piano da una parte, o i pagamenti delle eventuali tasse dall'altra parte, e i circenses organizzati intorno, conferenze, incontri, discorsi, più o meno interessanti per carità, ma che a mio avviso, cioè parliamoci chiaro, allora un micro giardino per il book cross, impossibile che sia da 10 giorni nella prima pagina come la notizia fondamentale di Sesto, o Sabato al Castello, che non so cosa sia, ma francamente non mi pare neanche particolarmente interessante, oppure appunto la Cina è vicina, visite a Villa Milius,
fatelo senza fili ai giardini Campari, che poi è il wifi, cioè la battuta sembrerebbe astuta, ma vuol dire questo qui. Un bando pubblico per far nascere il forum dei giovani. Cioè non c'è scritto da nessuna parte che abbiamo assunto un city manager, cosa costa, il curriculum. Cioè se uno lo vuol trovare deve saperlo. È chiaro. Allora, io credo che forse, al di là dell'open source, di cui io non so cosa dire perché non me ne intendo a sufficienza, mi sembra che ci siano problemi di costruzione, perché funziona malissimo questa home page. Spesso non funziona, non si apre, cioè. E dall'altra parte c'è un problema di contenuti. Cioè mettiamo in prima pagina, visibilissime, le cose importanti per la città, ma importanti davvero. Lasciamo appunto il pane circenses, come dire, nelle relegate, nella rubrica eventi. Oltretutto, se uno ha la malaugurata idea di provare, perché io ci guardo, cerca nel sito, io ho provato, uno dice mettiamo, non so, una cosa, cerca, e dice sempre che non c'è niente. Cioè, allora, ho messo la voce tranchida per dire mi porterà dove devo andare, mi portano a una roba dettaglio eventi, conducono Chiara Brentan, psicologa e psicoterapeuta bioenergetica, Maurizio Tranchida, operatore Shatsu e studioso di MTC, che non so cosa sia, ma non mi interessa. Poi un altro evento, poi sempre questo Maurizio Tranchida, oppure riporta la prima commissione consiliare di quando abbiamo parlato 8 mesi fa delle farmacie. Non c'è nessun riferimento alle cose serie, cioè adesso. Cioè questo è un portale per addormentare i cittadini, che non trovino le cose importanti, ma solo, come dire, questa idea di far vedere che siamo una città che ha al centro il problema di andare a sentire la conferenza La Cina è vicina, perché io non ho niente contro la conferenza La Cina è vicina, ma vi pare una notizia da mettere in prima pagina? Mentre non si trovano appunto notizie fondamentali come quello che ho detto. C'è poi una grossa scorrettezza, dottoressa De Girolamo, nei concorsi, quando c'è stato il bando per, che poi ha vinto il dottor Tranchida, come sapeva, tutta Sesto da 6 mesi, ma vabbè, abbiamo fatto finta di farlo e va bene così, ecco. Il bando è scaduto ed è scomparso. È scomparso. Non c'è più sul portale. Allora, i bandi scaduti si tengono sul portale visibili almeno fino all'espletamento del concorso. Perché io devo avere il diritto di capire se quello che vince poi risponde ai criteri del bando. Non c'è più il bando. Sparito. È stato messo al 20 di agosto, è sparito al 10 di settembre, sparito. Cioè, ragazzi, ho capito che vogliamo far finta di non vedere, di non sapere... Della mozione sull'open source, sull'informatica, se non le piace può uscire, ho capito che a lei interessa solo la Cina Romaniello. Perché così tutti dormono, ma a me no, e neanche i sestesi, ho capito che le cose serie non la interessano, questo l'ha capito tutto il Consiglio Comunale, invece non interessano molto e vorremmo avere queste informazioni, compresa, ripeto, la rassegna stampa che è irraggiungibile da giorni. Irraggiungibile da giorni. Oltretutto vorrei capire perché il nostro sito non ha ancora messo nulla sul mirabile sorteggio di venerdì, sempre con l'informatica. Non ci sono, non c'è niente. Si possono solo leggere gli articoli del giorno, se uno riesce ad aprire la rassegna stampa con un PC fisso. Cioè, devo dire che è una roba intollerabile questa qua. Intollerabile. Dopodiché l'open source, ripeto, non so se funziona o non funziona, io credo che la cosa buona sia avere un sistema software che funziona e che sia compatibile con il resto. Perché per esempio su questi device, come si chiamano, il Consiglio Comunale Online non si vede. È vero. Perché il sistema iOS non lo apre. È vero, quello non può vedere. Cioè, quindi siamo, come dire... Altro che l'open source, qui siamo alla, come dire, alla preistoria informatica,
Lo dice una che non sa niente di informatica, se non l'utilizzo di chiunque oggi lavori. Quindi prendiamo spunto da questa mozione per cercare di costruire una cosa che sia usabile e non soltanto, per usare una bella formula latina, ad usum delfini, cioè in cui si leggono solo le notizie che fanno piacere all'amministrazione comunale, ma non la realtà dell'amministrazione comunale, che è quello che vorrebbe Romaniello. Infatti a Romaniello piace molto, ma a noi molto meno. Prima di passare la parola al consigliere Romaniello, una precisazione dal segretario generale in merito all'intervento della consigliera Antucci. Prego. Quale motivo? Ok. Volevo rapidissimamente, senza rubare spazio alla discussione, dire che per quanto riguarda gli avvisi sono pubblicati sul portale sotto la voce concorsi. Nel momento in cui c'è la scadenza dei termini, gli avvisi vengono praticamente ribaltati nell'archivio dei documenti, se sono approvati con determinazione, la determinazione. Rimangono nella sezione avvisi fin tanto che sono ancora aperti i termini. Attualmente sul sito è ancora pubblicata la graduatoria, perché la procedura selettiva che è stata fatta, che ha portato la nomina, o meglio ancora la scelta finale da parte del sindaco, del dottor Tranchida, è una procedura selettiva che è stata fatta ai sensi dell'articolo 110, l'articolo che fino a 2 mesi fa era pacificamente, senza neanche la previa selezione pubblica, effettuato con nomina diretta fiduciaria da parte dell'amministratore. Quest'estate c'è stata una modifica normativa che ha inserito la previa verifica dei requisiti di carattere tecnico. Per questa ragione c'è stata la nomina di una commissione che ha fatto la verifica dei requisiti tecnici con la formazione di una graduatoria che risulta attualmente ancora pubblicata, non soltanto come informativa. Sul merito dell'home page non entro, sulla priorità delle informazioni chiaramente non entro. No, non apriamo un dibattito qua, No, la ricerca tecnica dell'informazione, la sezione concorsi che è sulla parte sinistra della home page dove c'è questa graduatoria. Grazie, nel segretario. Nel merito delle scelte, delle grazie, priorità, è un altro discorso. Grazie, dottoressa, grazie. Andiamo avanti. Sulla home page, ripeto, non entro nelle scelte di... Grazie. Ha chiesto la parola il consigliere Romaniello. Ne ha facoltà, prego. Grazie, Presidente. Ecco, Presidente, mi rivolgo a lei. Poi però ci dobbiamo mettere d'accordo. Perché se la mozione parla di open source, si parla di open source. Che ci azzecca adesso parlare del bando del dottor Tranchida? Per quanto importante sia come argomento, lo collochiamo nella sua posizione naturale quando si parlerà dei bandi dell'amministrazione pubblica e dell'ente locale di Sesto San Giovanni. Se parliamo di open source, vi alzate e parlate di open source. Che non c'entra niente con l'open source. Allora, che poi dopo il portale abbia dei problemi, voglio dire, nessuno li nasconde, nel senso che io stesso più volte ho sottolineato che ad esempio la fruibilità dei video relativi anche a quelli che sono i consigli comunali non è proprio agevole. Quindi una serie di indicazioni possiamo anche darle, nel senso che poi bisognerà poi trovare le risorse finanziarie per andare a ottimizzare quello che è il nostro portale, che poi tra l'altro in passato credo abbia ricevuto anche dei premi. Adesso mi ricordo che all'inizio, quando partimmo, ricevette proprio dei premi, adesso non mi ricordo per quale ragione, ma per una serie di anni uno dei migliori siti che poi voglio dire, i siti chiaramente vanno seguiti, non bisogna stare sugli allori, poi vanno migliorati, sicuramente adesso ci sono un po' di problemi, credo, per l'accesso alla rassegna stampa, perché è cambiato il formato, ci sono state qualche introduzione di qualche nuova situazione per cui magari non si riesce a vedere bene la rassegna stampa. Quello nessuno ci vieta di segnalarlo opportunatamente e speriamo appunto che poi gli uffici diano seguito alle nostre segnalazioni. Come più volte, una volta anche la stessa Landucci aveva segnalato che non riusciva ad arrivare al sito dove era contenuto una particolare delibera, non mi ricordo, non so se poi questo problema è stato risolto e si è capito perché. Ciò detto, torniamo sul pezzo. Nossa cosa dice? Dice di avvalersi di software, chiamiamolo libero, open, per andare nella direzione di risparmiare quelli che sono i costi di licenza. Su questo è difficile non essere d'accordo, anche se poi l'utilizzo degli open source è un utilizzo che va un po' preso, e Nosso lo sa, con le dovute precauzioni, perché poi se si fa riferimento a degli applicativi open che magari necessitano
di customizzazione piuttosto che di personalizzazione di un certo tipo, quello che si risparmia poi nelle licenze lo si paga poi dopo nell'andare a customizzare. Ora, su questo assolutamente condivisibile quello che dice Nossa, però ecco, quello che raccomando, non prendiamo poi spunto da un titolo per andare poi a parare da tutt'altra parte. Voglio dire, ci saranno poi momenti anche per parlare di questi argomenti che la stessa Landucci ha tirato fuori, per carità, nessuno si vuole nascondere o tirare indietro alle discussioni di qualsiasi tipo. L'importante è che utilizziamo correttamente lo spazio istituzionale, così come è giusto che sia. Quindi il mio parere personale è quello di condividere assolutamente la mozione di Mossa sugli open source. Grazie al consigliere Romaniello. Non vedo, ha chiesto la parola il consigliere Capone, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Noi spesso siamo stati critici verso la sua Presidenza, come lei ben sa, però non ci sentiamo di unirci alla mozione di sfiducia del consigliere Romaniello nei suoi confronti, perché a nostro parere lei ha invece legittimamente consentito alla consigliera Landucci di porre un problema molto più ampio. È evidente che quello portato all'attenzione dalla collega Nossa è un tema che deve trovare spazio nel dibattito del Consiglio Comunale e preso in esame, però è anche vero che quello che dobbiamo forse cogliere come opportunità da questa mozione è di mettere a sistema l'intero sistema informatico e portare come esempio il portale di Sesto, che credo che sia fondamentale, perché nel momento in cui un'amministrazione comunale, se si vuole definire trasparente ed efficiente, intende relazionarsi con il cittadino, è evidente che deve partire da uno strumento principe, che è proprio quello del portale del cittadino stesso, così come viene chiamato. Quindi io credo che il percorso della nostra aula non debba terminare soltanto sull'argomento, sulla mozione presentata dal collega Nossa, che ripeto, sicuramente per chi è esperto della materia, vedo che Romaniello è particolarmente ferrato perlomeno in materia informatica, almeno in quello, quindi credo che debba trovare attenzione. Però insomma, invito veramente l'amministrazione a prendere in esame e non a stare silenziosa di fronte alle segnalazioni, perché non va certamente a beneficio del rapporto tra il palazzo, tra la politica, tra noi consiglieri comunali, quindi tra chi fa politica e il cittadino. Un piccolo appunto, e qui sì vado fuori tema Presidente, ma me lo consenta, è che mi spiace che l'assessore Montrase non abbia voluto, non dico saputo, ma non abbia voluto rispondere alla mia richiesta prima, perché ritengo che quanto detto appunto dal consigliere La Miranda meritasse una sua risposta, però prendo atto che lei non ha inteso dare nessun tipo di chiarimento. Sì, c'è da fare una precisazione, la faccia lei, assessore, prego. Grazie Presidente, non è né non sapere né non potere, semplicemente non ci siamo sentiti col Presidente, anche perché, come mi insegnate, durante le dichiarazioni di voto io non posso intervenire naturalmente. Il tema è naturalmente un tema complesso, come è complesso ogni bando che l'amministrazione fa, che si rivolge al libero mercato. Anche questa volta, come in ogni altra occasione, con i nostri avvisi tentiamo di contemperare due esigenze diverse. Una è quella di garantire agli operatori economici, in questo caso le banche, la possibilità di accedere a questo percorso. L'altra è quello di consentire all'amministrazione di ottenere la migliore offerta possibile, cosa che si ottiene solo se un'ampia platea partecipa. La terza è quella comunque di garantire, come in ogni nostro atto, la presenza di principi che comunque caratterizzano la nostra azione politica. Non è una cosa semplice, ma ne parleremo in maniera più approfondita in occasione del prossimo Consiglio Comunale, che come sicuramente saprete e forse avete anche già ricevuto, non lo so, il testo della delibera che andrà in commissione, o forse no, comunque se ne parlerà in commissione tra poco, avrà proprio ad oggetto lo schema di convenzione per il servizio di tesoreria, quindi questi aspetti potranno essere ampiamente approfonditi. Spero di essere stata esauriente. Grazie
per la spiegazione, per l'informazione. Ha chiesto la parola la consigliera Pietra. Sì, grazie Presidente. Velocissima. Intanto anch'io personalmente sono d'accordo a una ricerca di sorgente aperta, così la traduciamo in italiano, e quindi che già in parte c'è nell'informatizzazione della nostra amministrazione. Due cose mi permetto di dire senza uscire fuori tema. È vero che a volte il portale del cittadino ti fa fare delle ricerche di un certo tipo, addirittura io neanche dal computer, ma credo che sia un problema del mio computer, riesco ad aprire le sedute del Consiglio Comunale. Però credo che poi i gusti variano e le persone con cui io sono in relazione, io personalmente, trovo anche su questa prima pagina delle cose interessanti. Il fatto che i certificati siano sospesi, la cittadinanza va avvisata. Io ho fatto una serie di certificati online ed è un sistema che funziona veramente. Parla della tassa sui rifiuti, i nuovi percorsi delle linee e anche una serie di altri argomenti che sono citati, sono cose che interessano i cittadini e le cittadine. Quindi credo che poi vada un po' ai gusti e alla cultura di ognuno, però credo che qui ci siano anche funerali a prezzi convenzionati, eccetera. Direi che ci sono una serie di informazioni, poi si tratta anche di cercarle e così via. Certo, tutto può migliorare, però poi su ciò che si mette in primo piano se ne discute, anche questa è questione di, credo, di scelta politica. Grazie. Grazie alla consigliera Pietra. Ha chiesto la parola al consigliere Nossa. Prego. Sì, grazie. No, per dire che l'open source è sicuramente un'opportunità in termini di costi ed è un'opportunità soprattutto, non va sottovalutata, in termini culturali, di arricchimento ciò che viene proposto. Nel senso che essendo aperto a tutti, non è un gruppo di persone che interagisce su quel codice sorgente, ma sono tutti che possono interagire su quel codice sorgente. E quindi è un arricchimento di ognuno di noi che ha conoscenza o che vuole imparare per poter portare il suo, che non è semplicemente scrivere un bit, ma a volte anche elencare una perplessità, perché i programmi vengono scritti dalle perplessità, vengono scritti dalle proposte, dopodiché si tramutano in bit, ma prima sono proposte e capacità. E per quanto riguarda la pubblica amministrazione, percorsi e capacità a costo zero significano risparmi e significa, come dire, un arricchimento di ciò che alla fine ne è il risultato. Semplicemente questo. Grazie consigliere Nossa. Se non ci sono interventi, come da prassi, andiamo con la dichiarazione di voto, iniziando con il gruppo Giovani Se Stessi, la consigliera Aiosa. Prego. Grazie Presidente, il nostro è un voto di astensione. Grazie. Sinistra Ecologia e Libertà, consigliere Nossa. Ok, favorevole, grazie. Gruppo misto, la consigliera Landucci. Astenuta. Grazie. Movimento 5 Stelle, consigliere Cremonesi. Grazie Presidente. Allora, innanzitutto non capisco chi deve cercare questo software, così, ad occhio. Ogni azienda ha un suo reparto IT, il comune non credo. Quindi è giusto il discorso e lo condivido sull'accessibilità e i contenuti del portale perché è importantissimo, è condivisibile la mozione, però bisogna capire realmente a livello informatico cosa si sta facendo in questo comune, perché se noi pensiamo che questo consiglio comunale va con Windows Media Player, siamo fermi al 1999 e sul mio iPhone non funziona. Quindi parliamo di informatica quanto volete, ma cerchiamo anche di fare qualche passo avanti. Nonostante tutto voteremo a favore. Grazie mille. Grazie a consigliere Cremonesi. Popolo della Libertà, consigliere La Miranda. Astenuto. Gruppo Verso Sesto, consigliere De Noia. Grazie Presidente. Io parto sempre dal presupposto che è difficile che qualcuno ti regali qualcosa, soprattutto quando si parla poi di applicazioni informatiche. Spesso e volentieri la mia esperienza mi dice che sì, ci sono software open source, noi anticipo che voteremo favorevolmente,
Però il problema è che spesso e volentieri quando poi si scaricano questi software si arriva al punto di dover utilizzare questa applicazione per qualche cosa di veramente importante, per un'estensione che serve appunto per arrivare al dunque di quell'applicazione, poi l'estensione a pagamento o comunque sicuramente non gratuita. Se questa ricerca si può fare e può essere di utilità per l'amministrazione, per il nostro comune, ben venga. Noi voteremo favorevolmente e speriamo che effettivamente si possa tramutare in un risparmio, perché di questi tempi ce n'è veramente bisogno. Grazie consigliere De Noia. Gruppo Sesto nel Cuore, consigliere Capone. Grazie Presidente. Noi riconosciamo la mozione del collega Nossa l'importanza di avere portato all'attenzione dell'Aula un argomento che sicuramente deve essere approfondito, però evidenzia anche una lacuna da parte della pubblica amministrazione, perché noi riteniamo che questo argomento debba essere analizzato alla fonte, cioè è l'amministrazione che deve studiare il problema e eventualmente poi arrivare in aula con una delibera, perché ci sono troppe questioni connesse, collegate con una scelta simile. Quindi per quanto sia corretto l'osservazione di Nossa, noi ci asteniamo, ma auspichiamo che l'amministrazione percepisca questa ampia lacuna che ha mantenuto nell'ambito informatico e sappia dal presto delle soluzioni. Grazie al consigliere Caponi. Gruppo Partito Democratico, consigliere Tremolata. Prego. Grazie. Noi valutiamo come questa sia un'opportunità di miglioramento, questa della fonte aperta, e quindi siamo senz'altro favorevoli a percorrere le strade che sono nella possibilità di chi se ne occupa tecnicamente per cercare di migliorare il servizio. Qui si dà con le mozioni un'indicazione politica, quindi questo in riferimento all'ultimo intervento, ma anche ad altri interventi precedenti. Noi non diamo delle ricette tecniche, diamo delle indicazioni politiche con dei suggerimenti, che poi i tecnici tradurranno in atti concreti. Ci tengo a informare il consigliere Cremonesi che il Comune di Sesto ha tra l'altro dei tecnici che si occupano di informatica. Grazie. Grazie. Allora, quindi sottopongo a votazione, un attimo andiamo in votazione, la mozione numero 3 presentata dal consigliere Nossa. Inizio votazione, prego. Fine votazione, consiglieri presenti al voto 19, contrari nessuno, astenuti 6, favorevoli 13, il consiglio approva. È a verbale? Astenuto. Consigliere Manzoni astenuto. Andiamo avanti con la mozione numero 4, presentata dalla consigliera Titta Ferrante, per avviare una nuova procedura per le verbalizzazioni delle sedute di Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari. La parola alla consigliera Titta Ferrante, prego. Buonasera a tutti. Questa mozione riguarda la possibilità di utilizzare sistemi di registrazione che, lavorando sulla voce, trascrivono in tempo reale tutti gli interventi nei consigli comunali e nelle commissioni consigliari in testo scritto. È il cosiddetto magnetofono, la verbalizzazione elettronica di quanto detto in consiglio comunale o nelle commissioni. Questo sistema di registrazione che lavora sulla voce trascrive quasi in tempo reale, in differita di pochi minuti, tutti gli interventi che vengono effettuati in consiglio comunale o nelle commissioni consiliari. Acquisire questo programma è un passo importante per la trasparenza. Chiunque, in qualsiasi momento, potrà ascoltare e vedere le registrazioni del consiglio, dei consigli comunali e delle commissioni consiliari. La trascrizione delle sedute consiliari avviene mediante sistema di riconoscimento automatico del parlato. Inoltre, tramite la semplice indicizzazione degli interventi durante le registrazioni audio-video,
si potrà procedere alla ricerca automatica di ciò che interessa, cosa che adesso non è possibile, senza perdere di tempo, e individuare la parte che si intende ascoltare, appunto senza perdere di tempo. La sottotitolazione consente inoltre di seguire il dibattito anche dalle persone che non possono sentire. Invece oggi i non udenti non possono seguire le attività del Consiglio Comunale o delle commissioni. Il sistema consente poi di riconoscere la voce delle persone, della persona che parla, mettendo il comune e i cittadini in condizioni di disporre di un archivio video e audio con un testo protetto, sempre accessibile e alla portata di tutti. L'unico intervento umano che sarebbe richiesto per formalizzare il verbale delle sedute è la lettura da parte degli operatori, solo per correggere eventuali lievi anomalie e per eliminare gli intercalari non attinenti all'oggetto trattato. L'introduzione del magnetofono consente al Comune anche un risparmio, in quanto a fronte del pagamento di un canone annuo di modesta entità, è possibile abbattere i costi di trascrizione affidati a fornitori esterni, lasciando agli operatori comunali il semplice onere di controllo e aggiustatura dei testi. Si eliminano inoltre i costi di gestione derivanti da conservazione, consegna e ritiro dei supporti fisici. Infine, questa soluzione assicura la più assoluta trasparenza sulle attività del Consiglio Comunale e delle commissioni consigliari, mantenendo più vivo e diretto il contatto con i cittadini. Quindi si impegna con questa mozione il Sindaco e la Giunta ad avviare questa nuova modalità di verbalizzazione delle sedute del Consiglio Comunale e delle commissioni consigliari, di utilizzare questo sistema di registrazione che è in grado in tempo reale di verbalizzare in formato digitale e trascrivere tutti i dibattiti delle assemblee consigliari e delle commissioni, creando anche un archivio online dove consultare le verbalizzazioni delle sedute, e poi di abbattere i costi di trascrizione affidati ai fornitori esterni, lasciando agli operatori comunali il semplice onere di controllo e di eventuale correzione dei testi. E inoltre utilizzare la sottotitolazione degli argomenti renderebbe accessibile il dibattito anche alle persone che non possono sentire. Grazie. Grazie, ha chiesto la parola il consigliere Tremolato. Prego. Sì, grazie. Intervengo subito perché, contrariamente a quanto si diceva nell'intervento, ci risulta invece che questa proposta, che condividiamo perché è molto bella come nei fini che esplicita, però era già stata fatta una valutazione economica di questo tipo di attività e parrebbe essere molto costosa. Quindi, se ci sono degli elementi nuovi che sono intervenuti nel frattempo, occorre portarli avanti per rivalutare un'opportunità di portare avanti quello che viene proposto. Ma impegnare questa sera ad avviare questa modalità senza avere un riscontro di quello che è stato detto, cioè del fatto che effettivamente c'è un risparmio, mentre a noi risulta che ci sia un aggravio di costi considerevoli, è una cosa che non ci può star bene. D'altro canto, l'appalto che è in corso per tutto questo tipo di servizi scade alla fine del 2015, quindi abbiamo tutto il tempo per analizzare la possibilità, se intendete emendare questa mozione, e quindi non impegnare ad avviare l'attività come descritto, ma impegnare a rivalutare un tipo di servizio come quello che, ripeto, è condivisibile, è molto bello, è condiviso da tutti noi nei fini, negli scopi, ma non nel costo che ci risulta quando era stata fatta questa valutazione era emerso. Grazie. Grazie al consigliere Tremolato. Ha chiesto la parola la consigliere Landucci. Prego. Sì, io non capisco perché sempre due pesi e due misure, no? Adesso io non mi ricordo assolutamente di questa rivalutazione, ma ha appena detto la consigliera Antonioli che noi qui non prendiamo delle decisioni, diamo degli indirizzi.
E così abbiamo votato, avete votato forse la mozione che potrebbe, secondo il consigliere La Miranda, addirittura essere illegittima in un bando di concorso in quel modo. Abbiamo detto che sull'open source andiamo a vedere cioè non sappiamo se è tecnicamente possibile. Allora lì, siccome l'aveva proposta il consigliere Nossa, si votavano. Qui invece, siccome l'ha proposta Gaetana Ferrante, che è esattamente la stessa cosa, è evidente che se costa troppo non si può fare, non bisogna discuterla, perché non ci sono le cose fondamentali. Io chiederei di risentire quella che ha appena detto la consigliera Tognoli, che ha detto che noi qui diamo semplicemente degli indirizzi. E se dobbiamo dare un indirizzo etico, mi pare che questo sia un indirizzo di trasparenza, che non mi sembra una cosa altrettanto nobile di un indirizzo etico. Cioè, non due pesi e due misure regolarmente, usiamo un'unica bilancia, che non sia truccata però, sempre a sfavore dell'opposizione. Grazie. Grazie alla consigliera Landucci. Ha chiesto la parola il consigliere Vavassori. Prego. Grazie signor Presidente, buonasera a tutti e a tutti. Io ho chiesto di intervenire in risposta a quanto appena sostenuto la consigliera Landucci. Noi non crediamo di utilizzare due pesi e due misure. Tant'è che quanto ha detto il consigliere Tremolada non è né più né meno che dire che noi siamo pienamente d'accordo con quanto sostenuto dalla consigliera Titta Ferrante. Il problema è la modalità, perché a noi, come diceva il consigliere Tremolada, risulta che questo tipo di meccanismo ha un costo eccessivo. Quindi noi siamo favorevoli ad accogliere questa mozione se viene mandata, nel senso di dire si fa una proposta di rivalutare i costi. Facciamo una verifica, se effettivamente c'è un risparmio economico, come sostiene la consigliera, ben venga, ma impegnare la Giunta e il Consiglio a prendere in considerazione questo non ci sembra il caso. In risposta anche a un'altra questione, il consigliere Nossa ha presentato delle mozioni, ma anche quelle le abbiamo fatte mandare, perché su alcuni punti non eravamo d'accordo. Quindi non vedo il problema, non mi sembra che stiamo utilizzando due pesi e due misure. Il peso e la misura è sempre la stessa, non c'è un'opposizione, una maggioranza, una minoranza, semplicemente stiamo valutando le mozioni a 360 gradi. Grazie. Grazie al consigliere Vavassori, ha chiesto la parola il consigliere De Noia. Prego. Grazie Presidente, e mi rilascio un po' a quanto detto, nel senso che questa potrebbe essere una proposta valida, ma una proposta per essere valutata valida deve essere corredata poi da numeri. Cioè, io anche quello che diceva prima il consigliere Tremolada, non ho mai visto numeri riferiti a questo nuovo sistema di verbalizzazione, cioè non ho mai visto cosa possa costare, non sono mai venuto a conoscenza di questi numeri, di queste cifre. Quindi in questo momento leggo la mozione che dice che bisogna avviare una nuova modalità, impegna la Giunta ad avviare una nuova modalità di verbalizzazione. Per me, leggendo la mozione, questo, votando favorevolmente, è come se noi dicessimo alla Giunta di fare di impegnarsi a spendere dei soldi. Quello che era contenuto prima invece nella mozione di Nossa era semplicemente la ricerca della possibilità di utilizzare software open source, cioè software gratuiti, è una cosa ben differente. Quindi, a fronte della mozione che in questo momento, come è stata stilata, noi non possiamo votare favorevolmente, perché non avendo visto i numeri, non sapendo che cosa c'è da spendere ed eventualmente che cosa c'è da guadagnarci in questa cosa, la mozione da noi non può essere accettata. Grazie. Grazie al consigliere De Noia. Ha chiesto la parola il consigliere Nossa. Prego. Sì, grazie. Posso sollevare, e magari erroneamente, una perplessità di ordine burocratico, nel senso che vi è scritto, al di là di ciò che vi è scritto, che secondo me non è una cosa da buttare, anzi è chiaro che va prevista e bisogna cercare di capire se è fattibile, se non è fattibile, siamo in 24, quindi 24 microfoni, cioè diventa un po', però studiare se sia fattibile o meno, perché no. Però mi sembra di capire che c'è scritto i dibattiti delle assemblee consigliari. Io ho l'impressione, e magari sbaglio, che non possono andare subito su carta i verbali delle assemblee consigliari, ma devono andare dopo che siano stati votati i verbali, e quindi vanno successivamente. E secondo me non possono andare
online fino a quando non sono stati votati i verbali da noi Consiglio Comunale. Però è una mia perplessità questa che sto cercando di capire, oppure non ho capito questo pezzetto della mozione. Grazie. Grazie, ha chiesto la parola la consigliera Titta Ferrante, così ci darà un'ampia illustrazione. Prego. Sì, allora vorrei rispondere subito al consigliere Nossa che secondo me il problema non esiste nel momento in cui c'è già online a video e quindi che ci sia video e sottotitolato non può far altro che favorire una maggiore trasparenza e una maggiore partecipazione di tutti i cittadini, anche appunto quelli non udenti. Poi c'è il passaggio successivo per quanto riguarda il controllo della trascrizione scritta e quindi nel consiglio successivo il passaggio dell'autorizzazione e dell'approvazione, cosa che in questo modo può venire immediatamente, non come abbiamo fatto nell'ultimo consiglio, che abbiamo approvato 3-4 consigli tutti assieme e riguardavano mesi e mesi passati, insomma consigli passati da tanto tempo. Per quanto riguarda invece il costo, io mi ero già interessata e riporto il costo di un comune che ha adottato questo servizio. Il nuovo servizio avrà un costo di 500 euro, quindi poi voglio sapere a che preventivo si è riferito, perché a me non mi sta bene che si viene qua in consiglio e si parla di qualche preventivo passato e non lo si porti, cioè quando si deve parlare di costi o si dice esattamente qual è il problema, quali sono i preventivi e i costi utilizzati o se no uno deve stare zitto, mi scusi, ma mi sembra che riportare dei costi aleatori e non dettagliati e precisi non mi sembra corretto. Allora, il nuovo servizio avrà un costo di 500 euro come una tantum per l'installazione del software ed è l'addestramento che costa un momentino di più all'utilizzo del personale preposto del comune. E riguarda un canone mensile sempre di 500 euro, sarebbero 499, per un anno. Quindi, a seguito della convenzione che ANCI ha stipulato con CEDAT 85, alla fine di un anno, la spesa del primo anno, perché il costo dell'insegnamento dell'addestramento è relativo solo al primo anno, la spesa complessiva è di euro 5.435 euro. Vorrei sapere quanto spende l'amministrazione invece all'anno, e qui glielo so dire, però vorrei che lo diceste voi, quanto spende invece per tutta questa attività qua, che è ben superiore per la trascrizione degli atti. Grazie alla consigliera Titta Ferrante. Andiamo avanti con gli interventi. Chiesto la parola la consigliera Iosa, prego. Grazie Presidente. Ma fermo restando che mi sembra di essere un pochino a Fantasilandia stasera, perché il portale non si apre, i consigli non si vedono, i link non si leggono, però fra un po' decidiamo di prendere una capsula e di spararci tutti quanti sulla luna, perché oggi come oggi, voglio dire, si può fare. Però mi sembra anche poco, adesso la consigliera Titta Ferrante dava dei numeri, cioè o ci decidiamo un attimino come discutiamo queste mozioni e quindi chi espone le mozioni dice il costo della proposta che faccio è questa, so che il comune in questo momento sostiene questo costo, chiedo che venga rivista l'opportunità di utilizzare questo sistema, poi si riunirà la commissione, ne parleremo, l'assessore Montrasio, che è sempre senza soldi, ci dirà se questa cosa si può fare o non si può fare, ma altrimenti mi sembra abbastanza limitativo metterci qua a votare una roba di cui non sappiamo i numeri, quanto ci costa, se si può fare. Siamo ancora, come diceva la consigliera Landucci, alla preistoria per leggerci i link. Onestamente questa modalità che stiamo utilizzando mi sembra veramente una perdita di tempo e stasera mi sembra una roba veramente senza senso, cioè non siamo in grado di fare la O con il bicchiere e pretendiamo di andare sulla luna. Boh. Grazie alla consigliera Iosa, andiamo avanti.
chiesto la parola la consigliera Pietra. Prego. Sì, grazie Presidente. Velocemente, sì, il problema credo qualunque cosa migliori la comunicazione e riduca i tempi di lavoro e riduca le spese va bene. Io però ho aperto proprio un portale in cui si parla di questo magnetofono, convenzione stipulata con l'ANCI, e abbiamo sì installazione 500 euro, canone fisso mensile 99, ogni singola ora di parlato 83 euro, poi ci sono varie 1800 euro 72 ore di parlato, cioè, ci sono vari prezzi, varie cose, per cui man mano se tutto dovesse essere coperto credo che il costo sia abbastanza forte. Chiaramente si deve fare il confronto tra quanto si spende adesso in termini di spese eccetera e con un eventuale sistema di questo tipo, però insomma mi sembra che i prezzi siano, poi concordo abbastanza con quanto ha detto Iosa che mi ha fatto sorridere, grazie. Grazie alla consigliera Pietra. Ha chiesto la parola il consigliere Caponi, prego. Grazie Presidente. Se l'unico vostro problema di non prendere in considerazione questa mozione è relativa ai costi, stiamo parlando veramente nel nulla, perché questa mozione ha tre punti cardine che la sostiene: la trasparenza, l'accesso per i disabili e l'abbattimento dei costi. Nel momento in cui viene meno una di queste tre condizioni, è evidente che la mozione approvata come indirizzo politico per la Giunta viene a decadere. Quindi nel momento in cui la mozione venisse approvata e la Giunta ritiene che non vi è un abbattimento dei costi, ovviamente la mozione non trova spazio e ingresso nelle nuove disposizioni che la Giunta dovrà adottare nell'applicazione di questo sistema. Quindi a mio parere il vostro è un falso problema. Io credo che invece la questione stia più in quello che diceva la consigliera Landucci, ma vi promettiamo una cosa: non facciamo nessun comunicato stampa di ringraziamento alla Giunta che abbia approvato il nostro ordine del giorno. Questo ve lo promettiamo. A noi interessa soltanto l'obiettivo di dare e valutare la possibilità di migliorare quello che è il sistema di collegamento di comunicazione con il cittadino, e credo che questa mozione porti in sé tutti questi presupposti, oggettivamente. Non mi sembra che ci sono motivi per votare contro, anche perché nel momento in cui la Giunta ritenesse che non vi è la condizione dell'abbattimento dei costi, è benissimo libera di prendere in esame, magari se ritiene opportuno, un miglioramento di comunicazione di apprendimento per quanto riguarda i disabili, e andare avanti per una strada diversa, sempre nell'interesse della trasparenza. Chiesto la parola consigliere Romaniello, prego. Grazie Presidente, le ribadisco la mia stima e la mia fiducia. Poi ogni tanto mi permetto di richiamarla, ma solo perché ho stima e fiducia in lei. Allora, Sesto nel Cuore ha avuto da quando ha iniziato il proprio mandato la fissa per le registrazioni. Mi ricordo quando c'erano le commissioni della commissione speciale. Abbiamo passato 2 o 3 mesi sempre con questo tema della trasparenza, che bisognava registrare, che c'era qualcosa che noi volevamo nascondere qualcosa, quindi registrazioni a go-go, abbiamo comprato gli strumenti, abbiamo rinunciato a quella che a mio parere era una buona sintesi che veniva fatta dal personale presente alle commissioni. Quanti sono quelli che hanno richiesto le registrazioni della commissione speciale? 2, al massimo 3. Anche se fosse 1, certo, assolutamente. Mentre prima era molto più agevole leggere le sintesi, adesso bisognava richiedere la registrazione e puntare poi, senza avere neanche un indice, sul tempo giusto per andare a vedere l'intervento che,
che interessava. Ciò detto, se l'iniziativa proposta da Sesto nel Cuore, che non è quella che ha appena descritto il collega Caponi, perché le parole scritte qua sono diverse da quelle appena dette dal consigliere Caponi, vanno nella valutazione di un nuovo sistema previa appunto una valutazione dei costi, siamo assolutamente favorevoli. Quindi se sul mercato c'è un prodotto che da una parte ci fa risparmiare e da una parte aumenta la fruibilità del servizio di registrazione, quindi trascrivendo in tempo reale le parole dette, perché no? Però qui c'è scritto ad avviare una nuova modalità, quindi se io leggo ad avviare vuol dire che avvio, spendo e poi mi accorgo che magari ho speso troppo e cosa faccio? Torno indietro? Quindi se riformulate la vostra mozione mettendo eventualmente previa valutazione dei costi, assolutamente favorevoli. Quindi però le cose vanno scritte nella stessa maniera in cui si descrivono. Non è che sulla carta scrivete qualcuno come fa qualcun altro e poi dopo quando le venite a presentare le addolcite. No, sì, noi votiamo quello che viene scritto, non quello che viene dichiarato in sede di presentazione. Quindi se cambiamo la previa valutazione, comunque trovate la formula migliore in modo tale che non ci troviamo poi sul groppone delle spese che possono esplodere per offrire un servizio che poi abbiamo visto non essere particolarmente fruito, c'è la piena disponibilità, fate sì con la testa, ok, di tutti quanti. Ciò detto però, ecco, non è che il prossimo passo introduciamo la moviola del Consiglio Comunale dove andiamo a rivedere quello che si è detto 30 secondi prima. Va bene trasparenza, va bene tutto, ma diamoci anche, diciamo così, un limite a quello che è la tecnologia a nostra disposizione. Grazie, darei la parola al consigliere Lanzoni, ma volevo capire se c'è la volontà di modifica. Sì, dopo da parte vostra, prego. Si è prenotato prima. Sì, io volevo solo dire una cosa. Le registrazioni delle commissioni sono sul portale, non vorrei sbagliarmi e posso... Com'è? In ogni caso, vabbè, senza entrare in questo particolare, mi sembra che comunque le registrazioni delle commissioni si possano scaricare. La difficoltà in questo momento per chi se le vuole anche scaricare e risentire sono, penso, abbastanza evidenti da questo punto di vista, nel senso che sono i file audio delle commissioni, sul portale non si possono scaricare. No, nel senso, Romaniello, siccome mi sembra che si possano scaricare, il fatto di quantificare quante persone le scaricano se le sentono non era, secondo me, in lì. Sì, ma non diamo un buon inizio al nuovo consigliere, perché dialogo, per cortesia. Abbiamo capito, grazie. Volevo sentire il consigliere Caponi. Sì. Ma, prego. Mi pare che... In effetti ha fatto una correttissima osservazione, perché se lo richiede anche un solo soggetto è più che sufficiente. No, noi guardi, vi dico... Sì, ma ascolta, il problema è risolto, perché noi aderiamo in toto a quanto ha proposto il consigliere Romaniello. E lo dico perché? Perché noi nella nostra mozione si fa riferimento come cardine perché questa applicazione possa trovare spazio all'abbattimento dei costi. Se vogliamo mettere ad avviare, virgola, premia valutazione dei costi ad una nuova modalità, come diceva il consigliere Romaniello, togliendo il penultimo capoverso, noi siamo disponibilissimi, lo interlineiamo e lo ripresentiamo e lo votiamo con vero piacere, perché penso che l'obiettivo sia quello comune che abbiamo appena espresso, e condivido l'osservazione del miglior, diciamo, chiarimento proposto dal collega Romaniello. Quindi... Sì, allora... Però un attimino, consigliere Caponi, puoi spegnere il microfono? Grazie. Scusi Caponi, la proposta era valutare previo analisi dei costi.
Consigliere Tremolato, non gli ho dato la parola, mi scusi. Mi scusi. Se l'ha presa da solo. Pensavo che essendosi acceso il microfono. Il consigliere Caponi sta modificando, perché lo può fare solo il gruppo che ha emesso la mozione, la modifica. A questo punto io sospendo il consiglio per 2 minuti. No, lo sospendo per 2 minuti, nel frattempo lei fa la modifica che deve fare. Già fatta, prego allora. Venga, la porta qui alla presidenza, così. E riusciamo a discuterne qualcun'altra. Impegna il sindaco e la giunta a valutare, virgola, previo abbattimento dei costi, virgola, una nuova modalità di verbalizzazione delle sedute. Va bene? Firma. Va bene, allora c'è qualcuno che vuole intervenire sull'ultima modifica? Tutto chiaro? Quindi allora, se mi spegne il microfono il consigliere Caponi, grazie. Prego. Sì, allora diamo la parola al segretario per illustrarci un attimino la modifica avvenuta. Prego. Quindi la mozione recita così: impegna il sindaco e la giunta a valutare, previo abbattimento dei costi, una nuova modalità di verbalizzazione, tutto il resto uguale, e il capoverso ad abbattere i costi eliminato. Va bene, grazie. Quindi allora procediamo con la dichiarazione di voto a questo punto, iniziando con il gruppo Giovani Se Stessi, la consigliera Iosa. Prego. Il nostro voto sarà favorevole. Vorrei capire poi come, questo non solo in riferimento alla mozione che stiamo analizzando adesso, siccome anche in passato delle mozioni analizzate mi sembra che quelle che hanno preso un percorso di discussione siano quelle che appartengono, se posso usare questo termine, alla commissione della consigliera Pennasi, di cui è presidente, mi piacerebbe poi avere riscontro di quello che decidiamo di vedere, di analizzare, di valutare i costi, per capire poi se queste ore che spendiamo qua alla fine producono qualcosa oppure no. Grazie. Grazie. Andiamo avanti. Sinistra Ecologia e Libertà, consigliere Nossa. Sì, grazie. Il nostro voto è favorevole. Favorevole anche nell'ottica che questo strumento può anche favorire magari anche solo una persona che non è udente. E una persona che non è udente ha un suo diritto, e quindi i diritti vanno tutelati e vanno di conseguenza messi in pratica. Grazie. Grazie. Gruppo Misto, consigliere Landucci. Favorevole. Grazie. Movimento 5 Stelle, consigliere Cremonesi. Grazie Presidente. Innanzitutto ci tenevo a precisare che questa è una gran bella mozione e ci trovo molto soddisfatti. Però secondo noi è un grosso punto di domanda. Vediamo questo bando, vediamo come andrà. Poi eventuali migliorie e valutazioni le faremo dopo. Grazie. Grazie. Gruppo Popolo della Libertà, consigliere La Miranda. Favorevole. Consigliere De Noia, prego. Grazie Presidente. Saremo contenti se questa mozione poi effettivamente se la valutazione dovesse comportare un risparmio per le casse del Comune, quindi è un'opportunità rimodulata, come è stata rimodulata questa mozione, potrebbe diventare una giusta opportunità. Quindi il nostro voto sarà favorevole. Il gruppo Sesso nel Cuore naturalmente sarà favorevole. Ovviamente favorevole, anche perché stiamo parlando di questioni realizzabili e non di progetti
irrealizzabili che incantano soltanto i cittadini. Grazie. Grazie. Gruppo Partito Democratico, consigliere Tremolata, prego. Sì, come dalle premesse degli interventi siamo favorevoli come emendato, grazie. Grazie, allora mettiamo in votazione la mozione numero 4 presentata dalla consigliera dal gruppo Sesto nel Cuore, così come è stata modificata. Inizio votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 19, contrari nessuno, astenuti nessuno, favorevoli 19. Il consiglio approva all'unanimità. Favorevole. Grazie consigliere Anzoni. Allora andiamo, visto l'orario, penso che sia l'ultima, presentata dalla consigliera Titta Ferrante, relativa ad effettuare uno studio acustico di fattibilità per ridurre il rumore con barriere antirumore presso il carro ponte. Chi l'ha illustrato? Prego consigliera Titta Ferrante. Sì, questa mozione è nata dalla richiesta di tanti cittadini che hanno acquistato l'abitazione, hanno acquistato case, abitano vicino al carro ponte prima che il carro ponte svolgesse questa attività musicale. E quindi c'è stata una pressione affinché il Consiglio Comunale si impegnasse a fare uno studio acustico e di fattibilità per ridurre il rumore. Tanti anziani, famiglie con i bambini hanno diritto, così come hanno diritto i giovani di divertirsi e di ascoltare la musica, però ci sono anche i cittadini, anziani e bambini piccoli che hanno diritto di dormire, hanno diritto a trascorrere le serate con un rumore molto più ridotto. Ecco, quindi la richiesta è proprio quella di effettuare uno studio acustico e di fattibilità per ridurre il rumore con delle barriere antirumore, in modo tale anche di assicurare la giusta igiene ambientale. E poi si pensava, eventualmente, visto che si parla di barriere antirumore, si pensava di coinvolgere gli studenti del liceo artistico di Sesto San Giovanni in un concorso per colorare queste barriere antirumore che si andranno poi a costruire. Grazie. Grazie. Allora, prima degli interventi, la parola all'assessore Iannizzi, prego. Sì, grazie Presidente. Solo per alcune, diciamo così, alcune precisazioni che possono, come dire, aiutare poi nella discussione che i consiglieri e le consigliere faranno. Allora, la prima cosa che mi preme dire è che rispetto al carro ponte l'amministrazione, con tutta la parte ovviamente che si occupa di acustica, è occupata tutti gli anni a verificare e a effettuare delle misurazioni rispetto dei limiti acustici previsti per legge in base alla nostra zonizzazione acustica. Tutti gli anni vengono effettuate quindi le misurazioni acustiche, addirittura nel momento in cui ci vengono segnalate come dire, da parte di cittadini e cittadine che abitano in case specifiche, andiamo a casa, no? E quindi si dice nel ricettore proprio della problematica, a fare le misurazioni attraverso il nostro tecnico. Proprio per verificare che i limiti consentiti non siano superati. Quindi questo è il primo elemento. Il secondo elemento che voglio dare, che è assolutamente importante, è che la normativa sostiene proprio che gli interventi di mitigazione acustica è preferibile farli direttamente alla sorgente.
e non come dire, al ricettore, laddove ovviamente si possa. E questo è un'azione che stiamo mettendo in campo e che abbiamo messo in campo e che mettiamo in campo tutti gli anni, nel momento in cui l'azione deve essere fatta direttamente a quelli che sono i mixer e le casse, che è la sorgente, diciamo così, della evidentemente del rumore. Per cui vengono effettuate una serie di prove per verificare che i mixer e le casse siano orientati nella giusta maniera e che siano, come dire, dal punto di vista del volume, orientati non solo fisicamente, perché anche questo ne avevamo parlato in un precedente consiglio comunale, se vi ricordate, proprio quello sulla zonizzazione acustica fa la differenza, ma anche ovviamente sul volume, in maniera tale che vengano rispettati tutti i limiti imposti ovviamente dalla legge. Quindi, verificato questo, solo per dare, come dire, l'elemento che la nostra attenzione rispetto al tema è chiaramente continua ed è fatta tutti gli anni. Ultimo elemento che do, ed è non dato da me ma è dato dai tecnici, che una barriera, come dire, di tipo acustico non è detto, anzi è molto improbabile che abbia, come dire, l'efficacia sperata, nel senso che per poter avere, come dire, un'efficacia di proprio non sentire il rumore, al di là del limite che abbiamo detto appunto non è superato, per non sentire nessun tipo di rumore, come dire, in nessun ricettore della città, bisognerebbe chiuderlo completamente, che ovviamente capirete che non è più il carro ponte, insomma, no? Cioè, bisognerebbe fare un palazzetto del carro ponte, nel senso che questo, appunto, parlato con i tecnici, quindi anche qua la valutazione tecnica non è politica, anche fare, come dire, delle barriere alte in realtà limitano, sono le onde, quindi insomma magari, come dire, possono fare da barriera rispetto ad alcune delle case, ma in realtà poi le onde, questo, come dire, è un'azione fisica, vanno, rifraggono e vanno in alto e arrivano comunque ad alcuni ricettori, no? Parlando appunto di rumori, per cui in realtà una barriera intesa come muro bisognerebbe, come dire, coprirla tutta. Questo, come dire, io riporto la valutazione tecnica, visto che giustamente mi sono confrontata con i nostri tecnici. Basta, poi la discussione a voi. Grazie. Apriamo gli interventi. La parola consigliere. Sì, io volevo, prego, chiedere un chiarimento all'assessore, perché io chiedo di effettuare uno studio acustico e di fattibilità per ridurre il rumore. Lei ha risposto dicendo due cose. La prima è che voi fate delle valutazioni, delle misurazioni, mentre io non chiedo di fare le misurazioni, io chiedo di fare uno studio di fattibilità per ridurre il rumore, e do l'ipotesi delle barriere antirumore. La seconda è che lei dice che queste barriere, da un punto di vista tecnico, potrebbero non risolvere il problema. Allora vuol dire che facendo questo discorso vuol dire che afferma che il rumore c'è, quindi è una contraddizione con quanto detto prima, oppure non ho capito, ecco, volevo un chiarimento. Grazie. Prego, l'assessore Iannizzi. No, allora ribadisco quello che ho detto prima, cioè che fermo restando che chiaramente un concerto, come dire, del rumore lo crea. Detto questo, siccome le valutazioni che vengono fatte tutti gli anni, anche le ultime sono state fatte nella scorsa estate, non danno superamenti di quelli che sono i limiti consentiti, ok? Consentiti ovviamente dalla zonizzazione acustica, dal regolamento, dalle norme tecniche di attuazione che il nostro comune si è dato. Quindi quello è un dato di partenza, ok?
Dall'altra parte c'è il rumore percepito da parte dei cittadini e cittadine, che è quello che lei, come dire, ci riporta. Quindi non era la contraddizione, nel senso che le misurazioni che vengono fatte, no, non comportano dei superamenti dei limiti. Dopodiché il rumore, nei termini che dice lei, cioè quindi che i cittadini comunque reclamano, c'è. Ma, come dire, è tutto all'interno delle norme tecniche di attuazione e di quello che il piano della zonizzazione acustica di fatto consente. Comunque sia, gli interventi che vengono fatti, anche nel momento in cui di superamenti non ce ne sono, o siamo, diciamo così, in una situazione magari vicina al superamento, comunque sia gli interventi con ARCI vengono fatti perché si chiede loro di riorientare le casse o comunque di intervenire sul volume per fare in modo che si arrechi ancora meno disturbo ai cittadini e cittadine che lo lamentano, fatto salvo, come dire, la premessa di qui sopra. Non so se così sono stata più chiara. Non so. Chiesto la parola al consigliere Caponi, prego. Grazie Presidente. Ma Assessore Iannizzi, mi pare che, a parte il fatto che adesso, appunto, domani presenteremo un accesso agli atti in cui chiederemo di copia di queste numerose rilevazioni acustiche per poterle avere nel nostro dossier, però di fatto quello che lei ha appena terminato nel dire si ritrova in questa mozione, perché la nostra mozione recita: ad effettuare uno studio acustico di fattibilità per ridurre il rumore. Quindi può essere posizionamento di casse in modo diverso, può essere anche, vogliamo togliere il posizionamento della barriera antirumore, va bene. La cosa fondamentale è questa, che questi cittadini lamentano in maniera estrema una situazione insopportabile ed è un vero e proprio inquinamento a carico di queste famiglie se stesi, che lei stessa dice che c'è e ci sono questi reclami. Io credo che impegnare la Giunta nell'approfondire questo tema sia un qualcosa in più, vada nella direzione di venire incontro, perlomeno di ascoltare il cittadino. Poi se rientra nei limiti di legge della normale tollerabilità, se lo studio acustico, cosa intendiamo noi per studio acustico? Studio acustico non è soltanto l'attività finalizzata all'installazione con inclinazione meno delle barriere antirumore, ma lo studio acustico è quell'attività volta a limitare il disagio subito dai cittadini, il che mi sembra che rientri principalmente nel suo discorso. Cioè, francamente, la sua ultima precisazione credo che sia in linea con la nostra mozione, Assessore, quindi benvenga. Se vogliamo togliere barriere antirumore va benissimo, ma lo studio acustico va proprio nella direzione che lei poco fa accennava, che è quella di trovare delle soluzioni, di migliorare la questione. Quindi, certo. Sì, sentiamo ancora qualche intervento e poi al limite risponde l'assessore. Ha chiesto la parola il consigliere Romaniello, prego. Grazie Presidente. Allora, premesso che io sono molto sensibile a quelli che sono i problemi di inquinamento acustico, tanto è vero che ultimamente sono interessato da diversi cittadini, ma io stesso mi sto interessando sul discorso anche dell'attraversamento degli aerei a bassa quota sul nostro territorio, che pare che producano, non pare, ma così, producono un po' del rumore fastidioso, e quindi anche lì bisogna cercare di capire come si può intervenire per ovviare a questo problema. Ciò detto, però mi è parso anche in questo caso che le parole utilizzate dal collega Caponi per descrivere la mozione non siano perfettamente in linea con quanto scritto nella mozione. Io ribadisco, noi votiamo quanto è scritto, quindi se poi si vuole eventualmente anche qui aggiustare il tiro, fare qualche piccola modifica, valutiamo. Però ecco, una domanda che invece volevo porre per capire. Voi qui a un certo punto avete anche detto che ci sono un certo numero di persone che protestano e che si lamentano di questo rumore. Avete evidenza se queste persone hanno coinvolto l'ASL, se è uscita fuori l'ARPA, se hanno fatto delle misure, se hanno rilevato delle anomalie? Grazie al consigliere Romaniello. Ha chiesto la parola la consigliera Iosa. Prego. Grazie Presidente. Allora,
come sottolineava prima l'assessore Iannizzi, questo tema era stato discusso sia in commissione che in consiglio quando abbiamo fatto il consiglio sulla zonizzazione acustica. Fermo restando che c'era stato assicurato dai tecnici di ARPA che comunque il livello era sotto la soglia, giustamente è doveroso prendere in considerazione le istanze che arrivano dai cittadini e le lamentele. Io però a livello di gruppo politico, nonostante le criticità che abbiamo sempre espresso in questo Consiglio sulla gestione del carro ponte, mi permetto anche di dire un'altra cosa, che questo rientra all'interno di quello che noi vogliamo da questa città, perché noi in modo particolare, me ne assumo la responsabilità, abbiamo sempre detto che questa è una città che non vive. Questa è una città dove non si può girare, questa è una città dove non c'è niente, questa è una città dove non succede mai niente. E purtroppo mi rendo conto che uno che abita nelle zone limitrofe al carro ponte per 3 mesi all'anno avrà delle difficoltà e delle scocciature. Però onestamente, piuttosto che il nulla, preferisco in questo caso il piuttosto. Poi sono d'accordo con l'assessore Iannizzi che vanno messe in campo tutte le azioni per cercare di limitare il più possibile il disagio, però a livello proprio di lista civica dei giovani sestesi io penso che una delle cose che comunque dà vita alla città nei mesi estivi possa sopportare un attimino il disagio che comunque può comportare a livello acustico. Anche perché noi abbiamo un limite temporale anche più basso. A Milano comunque fino alle 3 del mattino i bar, i locali possono suonare. Qua è stato contestato un anno che in centro a Sesto è stata messa la filodiffusione a Natale con Jingle Bell. C'era un signore anziano che ha chiamato dicendo che lui alle 4 faceva il pisolino e gli dava fastidio il Jingle Bell. Cioè, bisogna cercare anche un attimino di mettere sul piatto della bilancia i pro e i contro. O decidiamo di avere una città che dorme 12 mesi all'anno o decidiamo comunque in qualche modo che qualcuno, a volte in centro a Sesto, a volte nella zona del carro ponte, a volte, ma magari tutti i quartieri di Sesto si muovessero e facessero un po' di rumore, perché questa città ha un silenzio che è assordante. Grazie alla consigliera Iosa. Ha chiesto la parola il consigliere De Noia. Grazie Presidente. Innanzitutto volevo dire che anch'io ho avuto l'opportunità di confrontarmi con cittadini che hanno espresso questo disagio e io stesso, confrontandomi con loro, ho potuto appurare che i tecnici del Comune si sono recati a casa loro, sul loro balcone, negli orari che loro ritenevano più critici, cioè negli orari in cui la musica va a finire, cioè verso la mezzanotte, perché uno dice ovviamente devo stare in piedi fino a mezzanotte. Però qui si apre un altro dibattito, che è quello un po' di visione anche della città, perché effettivamente bisogna mettere sulla bilancia che cosa ci piace, come la vorremmo questa città e come non la vorremmo. Io dico che quello che viene realizzato al carro ponte, i concerti che attirano migliaia di persone, è una visione della città, fa parte di quella visione della città che ci piace, perché effettivamente in una città dove almeno d'estate, in primavera, quando le stagioni lo permettono, avendo uno spazio come il carro ponte, che è riconosciuto ormai da tutti, nella provincia di Milano è diventato un punto di riferimento, se anche in questi 3 mesi, 3-4 mesi, non si può fare un concerto e non si dice che effettivamente quello è la cosa che più può servire alla città piuttosto che avere quel parco che di notte sarebbe vuoto, io dico che a questo punto si farebbe semplicemente l'interesse di pochi, che comunque vanno ascoltati, perché come li ho ascoltati io, penso li abbiate ascoltati anche voi, subiscono secondo loro un forte disagio. Dopodiché si possono fare tutte le valutazioni, mi pare che alcune valutazioni siano state fatte e si dice che appunto anche nelle ore più critiche non viene superato il limite dei 75 decibel, che se non sbaglio è quello il limite. Quindi a questo punto io dico
facciamo tutte le valutazioni che vogliamo, però anche mettere in una mozione, scrivere che uno studio a costo di fattibilità per ridurre il rumore con barriera antirumore, siccome il carro ponte è composto, la struttura carro ponte è composta da due palchi, vi assicuro che, siccome ho parlato con un ingegnere che si occupa di acustica, fare valutazioni di questo tipo è una cosa molto impegnativa, ma soprattutto magari dallo studio verrebbe fuori che lei deve fare una barriera antirumore alta 200 metri. Che va bene, per carità, se vogliamo schermare l'intero carro ponte e circondarlo completamente da una barriera di 200 metri, possiamo anche farlo. A parte che ha un costo, avrebbe un costo esorbitante, e anche dal punto di vista estetico sarebbe un obbrobrio. Tra l'altro lì vicino c'è anche la vetro balsamo, quindi sembra che la musica del palco B, che è quello, se non sbaglio, più piccolo, va a fare riverbero sui sili della vetro balsamo, riverberando arriva dall'altra parte del quartiere che dà su via Marconi. Quindi è una situazione abbastanza complessa. Le valutazioni, io so che alcune valutazioni anni fa erano state fatte, so che i rilievi vengono fatti, però a questo punto secondo me prevale una visione della città che in quel determinato periodo, da giugno a settembre, ci permettiamo di avere una struttura come il carro ponte che fa delle iniziative che secondo me sono bellissime. Grazie. Grazie al consigliere De Noia. Se non ci sono interventi, farei intervenire l'assessore Iannizzi per rispondere. Andiamo alla... Beh, se non ci sono allora più interventi, andiamo alla dichiarazione di voto, iniziando con il gruppo Giovani Sestesi, la consigliera Iosa, prego. Mi scusi Presidente, ma la mozione rimane questa? Se non c'è modifica rimane questa, si vota questa, prego. No, il discorso è questo, se c'è una condivisione si fa, altrimenti io metto in votazione questa qui. Consigliere Capponi. Vuole confrontarsi con l'assessore per vedere se può modificarla? Prego. Se è una cosa breve, io quello che farei.